Radio Luis, siamo qui in compagnia di Rage per la presentazione, appena finita la presentazione del suo nuovo album Alex, qui a Roma. Come è andata innanzitutto? È andata molto bene, è una location fantastica, quindi questo già fa buona parte del risultato. Poi io, ecco, è la prima volta che faccio un tour in store così fitto, così importante, e oltretutto è la prima volta che riesco a venire a Roma nel centro, quindi bene, sono contento. Bene, allora, tra l'altro questo è un album che ti ha preso moltissimo tempo, ci sono stati 2 anni di pre-produzione, quindi un album che senti molto tuo, molto, molto intimo forse tra tutti i tuoi lavori fino ad adesso. Io penso che sia il più bello, perché a livello di scrittura, secondo me, è più bello. Poi dico che l'onere di decidere questa cosa, diciamo, che la responsabilità sta alla gente, non a me, però personalmente ci abbiamo messo tanto, anche perché non trovavo mai produttore d'arte, finché non ho conosciuto Antonio Filippelli e Cristian Milani, che saluto e ringrazio, che hanno poi effettivamente prodotto il mio disco, però sì, c'è stata una gestazione enorme anche per quel che riguarda la scelta dei brani che poi realmente sono finiti nella tracklist del disco. E tra l'altro l'album che appunto è uscito, ricordiamo, nel 9 di settembre, è stato anticipato dai singoli Domani e Il rumore che fa insieme a Marco Masini. Ci puoi parlare di queste due canzoni? Beh, Domani è un pezzo estivo, che in realtà è un brano malinconico ma vestito a festa da sabato sera, quindi per cercare di dargli un'aria estiva abbiamo fatto una base un po' maranza. Mentre Il rumore che fa è una collaborazione con Marco Masini, ci siamo conosciuti lo scorso anno, è stato bello ospitarlo perché insomma anche è un onore, perché è un artista che nonostante il successo pop ha sempre mantenuto quasi un livello cantautoriale nei suoi brani, quindi ha creato sempre rotture, ha scritto dei limiti generazionali, insomma, una bella cosa. E tra l'altro Marco Masini è l'unica collaborazione presente in questo album, però in passato tu hai collaborato anche con Annalisa, non si chiama mai, com'è andato invece con Annalisa il lavoro? Beh, molto bene, è un brano di successo per entrambi, perché insomma ha unito 2 fanbase importanti. Secondo me è molto ben riuscito anche nei modi, insomma. Non dico nient'altro perché sarebbe inopportuno, però insomma ci saranno delle belle cose anche riguardo a quel brano a breve. Beh, tra l'altro è stato uno dei brani di più successo alla Radio Luis, quindi complimenti a voi anche. Mi fa molto piacere, grazie. Senti, nell'album ho sentito una canzone molto toccante, molto bella, che è Dove finisce il cielo, che tu hai dedicato a tua madre, che purtroppo è recentemente scomparsa. Volevo chiederti, la tua famiglia quanto ti ha sostenuto in passato nella tua carriera musicale? Beh, sono stati sicuramente importanti perché mi hanno... sono sempre stati fan. E questo è importante. E detto questo, io non sono uno che condivide in maniera plateale le cose, perché mi piace tenermi quel cazzo nella manica per sorprendere. Però sì, insomma, la famiglia è fondamentale per me. Saranno le origini del canale, non posso farci niente, e quindi insomma sembra un peso specifico importante, anche lo ha tuttora. Abbiamo perso un pezzo importante, ma insomma ho imparato tanto da lei perché mi ha cresciuto, quindi porterò sempre una parte di me. Assolutamente. Senti, per quanto riguarda invece il genere del rap, ormai insomma in Italia è salito veramente a livello della trama, insomma è un genere molto molto apprezzato, come forse era all'inizio degli anni 90 soltanto in America, qui invece era poco conosciuto. Secondo te qual è la chiave del successo di questo genere adesso anche in Italia? Beh, guarda, tanto per cominciare, in Italia non c'è il genere più pop del rap in questo momento, quindi il rap è popular più o meno rap, più o meno in varie salse, più o meno condito. Io credo che la chiave di successo sia il fatto che parla con lucidità e schiettezza alle nuove generazioni usando un linguaggio molto semplice, e questo è il primo punto. Secondo è che ci vuole necessariamente, tu non devi far sapere nulla per iniziare a fare rap, perché non devi sapere suonare uno strumento, le basi le trovo su YouTube, quindi con il tempo acquisisci le tecniche, le capacità, questo sicuro, ovvio, impari, il controllo della voce, l'utilizzo, capisci cosa realmente ti piace, però inizialmente non hai barriere di nessun tipo. La terza cosa, che secondo me purtroppo è la più importante, è che il rap ha un fattore cool. Quindi è figo agli occhi delle super nuove generazioni, quindi stiamo parlando di veramente ragazzi che vanno dai 9 ai 18, perché purtroppo quello è il target del re.
questo contesto ho sempre fatto un po' la mosca bianca, perché fin dagli esordi ho scritto un po' per come scrivo, non posso avvicinarmi troppo a un certo tipo di pubblico, perché evidentemente se non ha vissuto certi tipi di cose non può capirle, e uso un linguaggio diverso, un po' per il fatto che insomma do più importanza ad alcuni aspetti che sono sicuramente più emotivamente coinvolgenti da un punto di vista, ma sicuramente meno coolness come fattore, quindi anche nei video è difficile che usare ragazze svestite o macchine lussuose, diciamo che è uno degli stereotipi che sicuramente ragazzi, senza prenderci in giro, fa avvicinare proprio, io ti parlo di giovanissimi, hanno 9, 13 anni, 14, cioè ragazzini che in realtà non hanno visto nulla della vita, magari vanno alle scuole elementari, medie, e quindi insomma vengono affascinati da tutto quello che c'è dietro. L'altra cosa che mi ha reso sicuramente una mosca bianca fin dall'inizio, che io ho sempre messo molto cantato all'interno delle mie canzoni, quindi insomma era già diversificato. Il rap ha però come componente forte il fatto che veramente parla con un linguaggio molto semplice e soprattutto è un po' più reale rispetto magari a quelli che sono la media dei testi del pop italiano. Senti, dopo l'In-Store Tour ci sarà anche un vero e proprio live tour che state preparando? Assolutamente sì, già in fase di preparazione con Live Nation, quindi ci saranno un sacco di date, usciranno credo ad ottobre, impegneranno credo tutto novembre-dicembre, parlo con tanti sé, semplicemente perché sono in giro a fare l'In-Store, quindi non so bene le cose, però grosso modo saranno questi due impegni. Perfetto, allora noi ti facciamo grossissimo in bocca al lupo, ti aspettiamo ovviamente poi nuovamente a Roma nei nostri studi magari. Mi piacerebbe. E se vuoi fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. A tutti gli ascoltatori di Radio Luis, questo è Rage, trovate Alex in tutti i negozi di dischi e lo trovate anche in digitale ovviamente, quindi anche senza impegnarvi troppo all'inizio, basta accendere Spotify, datemi una chance, cercherò di non illudervi. Ciao da Alex, Rage. Grazie mille. Grazie a te.